È il 3 giugno del 1934. Il consiglio di guerra divisionario del governo piemontese, presieduto dal tenente generale Conte de Mestre, emette a Genova sentenza capitale per Garibaldi e altri due compagni. Inquisiti di alto tradimento militare, Garibaldi, Mascarelli e Caorsi, sono definiti i motori di una cospirazione ordita in questa città nei mesi di gennaio e febbraio, tendente a fare insorgere le regie truppe ed a sconvolgere l'attuale governo di Sua Maestà. È per sfuggire a questa condanna che Garibaldi si imbarca nel 1835 per il Brasile. Giunge nello stesso anno a Rio de Janeiro. Non sarebbe tornato in Europa che nel 1848, quando ormai aveva passato metà della sua vita adulta in Sud America. La Rio che Garibaldi conobbe era già la splendida città divenuta dal 1762 capitale del Brasile e sede del viceré. La proclamazione della città capitale di vicereame trovò l'impianto urbano ormai esteso fra le alture di São Bento, di Santo Antonio, con monumenti principalmente conventi e chiese ispirati al barocco portoghese. L'insediamento della corte portoghese in esilio nel 1808 provocò un aumento della popolazione e un ulteriore sviluppo della città. Ma sentiamo dalle memorie di Garibaldi. Giunto a Rio de Janeiro, non ebbi molto tempo ad impiegare per trovare amici. Rossetti, che non avevo mai veduto, ma che avrei distinto in qualunque moltitudine per quell'attrazione reciproca e benevola della simpatia, mi incontrò al Largo do Passo. Il paese nel quale Garibaldi era sbarcato era stato, tra i paesi dell'America del Sud, relativamente fortunato nella sua lotta per l'indipendenza, che non fu mai così violenta come nelle colonie spagnole. Il Brasile, scoperto dal navigatore portoghese Pedro Álvares Cabral, che vi approdò nel 1500, solo dopo l'occupazione del Portogallo da parte di Napoleone, quando la famiglia reale si trasferì nel 1808 a Rio de Janeiro, fu pervaso da un movimento nazionale. Il re Giovanni VI, in particolare, adottò una politica molto più brasiliana che portoghese. Ma fu il figlio di Giovanni VI, lasciato in Brasile come reggente, a proclamare il 7 settembre 1822 l'indipendenza del paese e il 12 ottobre dello stesso anno a prendere il titolo di imperatore con il nome di Pedro I. In questo periodo storico sentiamo il presidente dell'Istituto Geografico e Storico del Brasile, professor Pedro Calmon. Dom Pedro I foi dos maiores homens do seu tempo. Pedro I è stato uno dei più grandi uomini del suo tempo. Posso dire che è stato il principe precursore delle grandi riforme liberali del secolo XIX. Deixado pelo pai no Brasil como regente, lasciato dal padre in Brasile come reggente, ha assimilato profondamente il senso della terra e della gente brasiliana e, diventato principe europeo, essendo un americano di coscienza, ha adottato la causa dell'indipendenza con un ardore e un entusiasmo che l'hanno reso popolare e consacrato come imperatore del Brasile nel 1822. Il entusiasmo che lo sagraron popolare come o imperador do Brasil em 1822. Ele tinha a intuição do mundo moderno. Compreendia as liberdades. Pedro I aveva l'intuizione del mondo moderno
Capiva le libertà pubbliche, la conciliazione con l'ordine monarchico, il futuro del paese basato su un nazionalismo sano e costruttivo. Idealmente ha creato lo Stato brasiliano. L'esercito, la marina, i poteri legislativo, giudiziario, con un'intuizione e un rigore ammirabili, sotto l'egida della Costituzione del 25 marzo del 1824, che è stata la grande carta liberale del Brasile. Di 25 di marzo di 1824, che fu la grande carta liberale del Brasile. È chiaro che non perdi la qualità di principe portoghese. Pedro I non poteva però perdere certe caratteristiche di principe portoghese. Nel 1831 si scontrò con il radicalismo nato nell'ambito delle forze politiche. Si trovò in una situazione di incompatibilità con le esigenze democratiche e in queste circostanze dovette abdicare al trono il 7 aprile del 1831. La madre patria non oppose resistenza a queste innovazioni. Tuttavia, nel 1826 scoppiò una prima crisi politica, perché alla morte di Giovanni VI, Pedro I prese possesso del trono portoghese. I brasiliani non vollero tornare all'antica dipendenza della madre patria e costrinsero l'imperatore ad abdicare in favore del figlio Pedro II, nato in Brasile e di soli 5 anni di età. Il periodo della reggenza, dal 1831 al 1840, fu causa di una serie di rivolte nel nord-est e nel sud, dove la provincia di Rio Grande proclamò la Repubblica. Sul tentativo della provincia di Rio Grande del Sud di rendersi indipendente del Brasile, sentiamo la dottoressa Lucia Stella, ricercatrice presso l'Università di Rio de Janeiro. Essa tentativa chamou-se Guerra dos Farroupilhas. La guerra das Farroupilhas, da Farrapos, stracci, è stato un movimento rivoluzionario contro il governo brasiliano dell'epoca imperiale ed ebbe l'appoggio dei padroni delle grandi fattorie e del popolo. Essi lottavano contro le alte tasse che imponeva l'impero sulla carne, sul cuoio e su tutte le altre imposte particolarmente gravose. Questa guerra durò 10 anni. E Garibaldi ne fu una figura importante, in quanto diede il suo appoggio ai rivoluzionari. Ana Maria Ribeiro da Silva, che più tardi ficou conhecida come Anita Garibaldi. Dal 1842 venne affiancato da Ana Maria Ribeiro da Silva, che più tardi venne conosciuta come Anita Garibaldi. Daí ela ser conhecida até hoje come a eroina dos dois mundos. Essa guerra durou de 1835. La guerra durò dal 1835 al 1845 e due partiti vi parteciparono. Il Partito Liberale, quello del popolo, che si vestiva molto semplicemente, da dove viene il nome Farrapos, e dal Partito Conservatore, che era rappresentato dal governo. Il duca di Caxias comandava le truppe reali e nel 1845 riusciva a soffocare questi movimenti di liberazione. Garibaldi intanto aveva cominciato a Rio una piccola attività commerciale. Questa, oltre che per mare, doveva svolgersi in quegli anni attorno all'attuale piazza 15 novembre, da dove l'Arco d'Hoteles unisce la piazza con una delle zone più vivaci della città. Qui si respira l'aria della vecchia Lisbona. Stradette come Rua dos Mercadores o Rua do Ouvidor sono rimaste le stesse dei tempi di Garibaldi, come del resto la chiesa da Lapa dos Mercadores, che ancora sovrasta l'omonima via. Anche la gente è la stessa, piccoli commercianti che svolgono qui da generazioni le stesse attività. Gran parte di questa città è scomparsa per far posto ai grattacieli di vetrocemento. Thank you.
sui problemi connessi alla conservazione del vecchio centro storico, sentiamo l'assessore all'urbanistica, architetto Italo Campofiorito. Dunque, tutte quelle funzioni che facevano il centro storico, è proprio un centro urbanistico più che storico, sono divise, sono sparite poco a poco le principali di quelle che facevano la gente rincontrarci al centro. Il centro di Rio si è sviluppato naturalmente, storicamente, fra il 600, diciamo, fino al 900, 1905-1906. Poi è poco a poco sparito, distrutto, mal trasformato. La decada di 30, decada di 40. Negli anni 30 e 40 la città di Rio de Janeiro perde il Morro do Castelo, la collina del castello. La vecchia Rio sparisce e al posto dei piccoli vicoli tradizionali vengono costruiti i nuovi palazzi moderni, per cui quello che costituiva il centro storico, che dal popolo era chiamato la città, come ancora alcuni la chiamano, oggi viene chiamato il centro. Ciò che faceva del centro un punto di ritrovo, quella confusione necessaria, quella serie di funzioni che oggi cerchiamo di recuperare, è incominciata a sparire a causa delle nuove costruzioni adibite a centri d'affari, che hanno predominato sui piccoli locali, tipo latterie, caffetterie e piccolo commercio. Commercio piccolo, ossia, os edifícios altos. Gli alti palazzi delle banche, per le loro funzioni finanziarie, erano forse necessari, eppure erano più a misura della gente i più piccoli palazzi del principio di questo secolo e della fine del secolo scorso. È di questi prédios che si tratta oggi in dia quando si fa in preservazione del centro. I grandi monumenti furono preservati. I grandi monumenti sono stati conservati. Oggi il municipio ha un progetto chiamato Corridoio Culturale, che pretende conservare parte del centro rinnovandola allo stesso tempo. Sono possibili due proposte. Una è qui rappresentata da questa porta dietro di noi. In seguito alla distruzione della Scuola di Belle Arti, l'assessorato al patrimonio pubblico ha trasferito qui questa porta. La risposta è estetica, è bellissima, è romantica. Una risposta estetica bellissima, romantica, ma non è una risposta soddisfacente alla pianificazione urbana. Oggi noi cerchiamo di integrare i monumenti antichi che ancora rimangono. Si cerca di dare valore alle cose che hanno un interesse quotidiano, di ritrovare per esse le funzioni che potranno un giorno riportare la gente a ritrovarsi di nuovo al centro. Ma torniamo a Garibaldi. Passati alcuni mesi in una vita oziosa, eccoci Rossetti ed io ingolfati nel commercio. Ma al commercio io e Rossetti non eravamo atti. Garibaldi, che a Rio si era iscritto alla locale sezione della Giovane Italia, nel maggio del 1837 lascia la città su di una nave che non a caso viene chiamata Mazzini per raggiungere i rivoltosi repubblicani del Rio Grande del Sud. La signora Stella Leonardos ha scritto Romanceiro di Anita e Garibaldi. La memoria di Anita in Brasil è algo profondamente emozionante. Quasi tutte le persone con cui ne ho conversato e parlato. Quasi tutte le persone con cui ne ho parlato me l'hanno descritta con un misto di fascino e di mito. Mi hanno parlato con un misto di incantamento e hasta di mito. E le battaglie che Garibaldi ha tenuto in Brasil. Le battaglie di Garibaldi combattute in Brasile sono state straordinarie. È stato un vero genio della strategia militare, per non parlare della sua personalità e del suo carisma e delle molte donne che si innamoravano di lui, come la nipote del caudillo Bento Manuel, il cui amore non si realizzò. Doveva essere Anita, un amore perfetto. Però non può essere. Tenía que ser Anita, che è un amore così perfetto. Garibaldi per tutta la sua vita ricordò con affetto e nostalgia la sua avventura brasiliana. In una lettera scritta a Modena il 10 settembre 1859, Garibaldi così scrive ad un suo corrispondente sudamericano. Mio pregiato amico, quando penso al Rio Grande, la vostra bella provincia, quando mi ricordo come fui ricevuto nel grembo delle sue famiglie, ove fui considerato come un figlio, quando ricordo le mie prime campagne fra di voi, con i vostri valorosi concittadini e il sublime esempio di patriottismo che ricevetti dalla vostra nazione,
mi sento veramente commosso. Quella parte della mia vita mi è impressa nella memoria come qualcosa di soprannaturale, di magico, di veramente romantico. Mai più ho visto in nessun luogo uomini più valorosi né cavalieri più brillanti di quelli della vostra bella cavalleria riograndense, nelle cui file appresi a disprezzare il pericolo e a combattere per la causa sacra delle nazioni. A Rio Grande sono del resto legate due vicende sentimentali di Garibaldi. Sentiamo dalle sue memorie. In casa di Donna Ana, massimamente era per noi un vero paradiso. Avanzata di età, quella signora era di un'indole incantatrice. Aveva seco una famiglia emigrata di Pelotas, il di cui capo era Don Paolo Ferreira. Tre donzelle, una più vezzosa dell'altra, facevano l'ornamento di quel sito felice. Ed una di loro, Manuela, signoreggiava assolutamente l'anima mia. Io mai cessai d'amarla, benché senza speranza, essendo essa fidanzata ad un figlio del presidente. Io adoravo il bello ideale in quell'angelica creatura e nulla avea di profano l'amor mio. In occasione di un combattimento, ov'io ero stato creduto morto, conobbi non essere io indifferente a quell'angelica creatura e ciò bastò a consolarmi dell'impossibilità di possederla. Ma Manuela non si sposò. Restò per i riograndesi per tutta la vita la novia di Garibaldi. Infine Anita. Garibaldi la scoprì guardando a riva dalla nave con il cannocchiale. Sbarcato, viene accompagnato da un conoscente nella sua casa. Ma sentiamo dalle memorie di Garibaldi. Entrammo e la prima persona che s'affacciò al mio sguardo era quella il di cui aspetto mi aveva fatto sbarcare. Era Anita, la madre dei miei figli, la compagna della mia vita nella buona e cattiva fortuna, la donna il di cui coraggio mi sono desiderato tante volte. Restammo entrambi estatici e silenziosi, guardandoci reciprocamente come due persone che si vedono per la prima volta e che cercano nei lineamenti l'una dell'altra qualche cosa che agevoli una reminiscenza. La salutai finalmente e le dissi: tu devi essere mia. Ma Rio Grande volle dire guerra. Una guerra che vide Garibaldi impegnato non solo come capitano di mare, ma soprattutto in una serie di scontri insidiosi tra foreste e pantani. La guerra si trasformò presto in una intricata guerriglia. A questa parteciparono molti schiavi neri liberati, che a quei tempi erano particolarmente numerosi nelle campagne del Brasile. La presenza dei negri in Brasile, nata come manodopera adatta al lavoro nelle piantagioni, ha finito per influenzare la vita del paese e costituirne una delle caratteristiche culturali. Le scuole di samba sono luogo di incontro di tutti, senza discriminazioni. Por favor, carambola, a mi galera que enjora, que está vendo o meu fim. Faz do meu coração na sua moradia, está chegando o meu final. Quero voltar àquela vida de alegria, quero de novo sambar. La 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 la. Quero de novo sambar. Chegando o meu final.
che non voltara che la vita di allegria, che non di nuovo sambara, che non di nuovo sambara, che non di nuovo sambara. Il seguito di vittorie brasiliane nel 1839-40 e il carattere confuso della guerriglia convinsero Garibaldi a lasciare il paese, dove la lotta si prolungò ancora per qualche anno. Finiva nel frattempo anche il periodo della reggenza. Pedro II, dopo aver regnato sotto la tutela dello scienziato José Bonifacio de Andrada e Silva, fu nel 1840 dichiarato maggiorenne. Si era frattanto instaurato un vero e proprio regime parlamentare caratterizzato dall'alternarsi al potere del partito liberale e di quello conservatore. Il re, del quale vediamo la carrozza conservata nel Museo Storico di Rio, seppe appoggiarsi ora all'uno ora all'altro dei due partiti e impose al paese una politica di grande espansione economica. Iniziava così un lungo periodo di grande sviluppo per il paese e la città di Rio, che da sonnolenta capitale coloniale si sarebbe trasformata in una prestigiosa metropoli. A ciò avrebbe anche contribuito la bellezza del luogo. La bellezza del sito in cui sorge Rio de Janeiro è determinata dalla presenza dell'oceano, di montagne dalle strane forme, di spiagge, di foreste tropicali, di lagune interne. Gli edifici si mescolano al paesaggio naturale, e in certe zone i grattacieli sorgono vicino ai resti della foresta tropicale. I rilievi granitici si allungano parallelamente alla costa e sono costellati di picchi dai versanti spogli e con impressionanti pareti rocciose come i morros che chiudono la baia della città e danno la nota più caratteristica al Rio, come avviene con il Corcovado, sul quale a 704 metri sul livello del mare si erge una colossale statua di Cristo, divenuta quasi il simbolo della città, o come il celebre Pan di Zucchero. Ad un'altra famosa immagine di Rio ci riportano questi disegni dei piccoli abitanti della città. Si tratta dell'acquedotto da Carioca, un'opera del periodo coloniale risalente al 1700, che dal 1896 serve come viadotto per il Bonde, il famoso tram di Rio de Janeiro. Il contrasto tra il moderno e l'antico sono qui particolarmente evidenti. Ai piedi dell'edificio della Petrobras, sullo sfondo della nuova cattedrale, il Bonde è come un giocattolo, ancora capace di condurre gli abitanti della città sul cavalcavia del Carioca e verso le colline di Santa Teresa. Thank you.